La Perini Navi è fallita. Il Tribunale di Lucca ha respinto il piano per la società della nautica Via Regina. Finisce all'asta il cantiere dei velieri di lusso. Influenza stagionale ai minimi storici, mai così pochi casi. È l'effetto della pandemia e della campagna vaccinale. Secondo gli esperti non si raggiungerà mai il picco solitamente atteso a febbraio. Nuovo ponte sul Serchio, entro marzo la gara d'appalto. Fissato il cronoprogramma, entro luglio l'aggiudicazione dell'opera. Per il calcio la campagna emiliana del Ghiviborgo con l'anticipo di sabato a Seravezza contro il quotato Fiorenzuola. Per i biancorossi si apre una settimana intensa con sfide anche a Progresso e Rimini. Bentrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale. Dunque, come vi ho anticipato dai titoli, la Perini Navi, colosso della nautica Via Regina a livello mondiale, è fallita. Il Tribunale di Lucca ha bocciato il piano di ristrutturazione del debito, decretandone così il fallimento. Tutti i dettagli nel primo servizio di Federico Conti. Il Tribunale di Lucca ha decretato il fallimento della Perini Navi. È questo dunque l'epilogo della lunga crisi, il più temuto dai circa 100 lavoratori rimasti del cantiere Viareggino, produttore dei velieri di lusso, fondato quasi 40 anni fa dall'imprenditore lucchese Fabio Perini. La decisione del giudice arriva 3 giorni dopo l'udienza fallimentare, martedì scorso, nella quale i vertici della società, guidata da Lamberto Tacoli e in mano alla famiglia Tabacchi, hanno presentato il piano di ristrutturazione del maxi debito di 100 milioni, dopo aver aperto nel maggio scorso la richiesta di concordato in bianco. L'accordo con il fondo di investimento londinese Blue Sky, con un prestito quadriennale da 30 milioni, evidentemente non ha convinto il tribunale. Il giudice Carmine Capozzi ha tuttavia disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa per garantire una minima continuità dell'attività. Durissimo il commento della Fioma CGL, ma è stata convinta del piano di salvataggio presentato. Ci sono precise e gravi responsabilità aziendali, sia della proprietà che di chi ha diretto l'azienda, dichiarano i segretari provinciale e regionale Mauro Rossi e Massimo Braccini, che continuano: hanno distrutto un'impresa e un marchio che ha fatto la storia della nautica e di Viareggio a livello mondiale. Abbiamo già richiesto un incontro al curatore fallimentare, oggi nominato dal Tribunale, e probabilmente già nella prossima settimana avremo la possibilità di incontrarlo e di rappresentare ai lavoratori lo stato di una situazione che vede fortunatamente diversi contendenti per acquisire l'azienda. I tempi purtroppo rischiano di non essere particolarmente brevi, però cercheremo di fare di tutto, anche con il nostro supporto, perché siano i più brevi possibili, ovviamente. Si va dunque al fallimento, ma con almeno 2 manifestazioni di interesse già depositate a suo tempo, i cantieri San Lorenzo e Ferretti Group, già interessati ad acquisire la Perini. La curatela dovrà predisporre stime e perizie sul patrimonio attuale, dai cantieri di Viareggio a quelli di La Spezia e quelli in Turchia, ma prima di arrivare all'asta fallimentare serviranno diversi mesi. Voltiamo pagina, parliamo di influenza stagionale che quest'anno, per effetto della pandemia, è ai minimi storici. Non ci sono mai stati ad oggi così pochi casi di influenza come quest'anno e con molta probabilità non si raggiungerà mai il grosso picco solitamente atteso per metà febbraio. È la previsione del dottor Alberto Tomasi, già direttore dell'area igiene dell'ASL Toscana Nord-Ovest, che spiega come l'effetto combinato di mascherine, igiene delle mani e distanziamento stia contribuendo ad abbattere l'incidenza dell'influenza stagionale, che fin qui risulta essere al minimo storico. Ma anche le altre infezioni che si trasmettono per via respiratoria si sono drasticamente ridotte. Superate le difficoltà iniziali sul reperimento delle dosi necessarie, l'incremento della campagna vaccinale, secondo Tomasi, è stato determinante nel contrastare la diffusione del virus. Abbiamo visto pochi casi di influenza, il lockdown generalizzato e soprattutto una campagna vaccinale massiccia anti-influenzale hanno aiutato a prevenire questa patologia. La regione toscana quest'anno ha comperato circa 30-40% di dosi di vaccino in più che sono state distribuite agli operatori sanitari e a tutte le persone che ne avevano necessità, i malati cronici, gli anziani. Quindi non ci aspettiamo quest'anno un grosso picco epidemico, anche per questi motivi, però siamo preparati e sicuramente le precauzioni ci hanno aiutato. Dobbiamo dire
che anche in generale tutte le patologie infettive che si trasmettono per via respiratoria, pensiamo al morbillo, alle meningiti, alcune forme di polmonite, grazie alle precauzioni che abbiamo messo in atto, quest'anno hanno registrato numeri inferiori. Passiamo dunque ai numeri della curva del contagio, numeri che sono stabili nella nostra regione e nella nostra provincia, in lieve diminuzione. Vediamo alle nostre tabelle, in Toscana i nuovi contagiati sono 594, 26 in meno rispetto a ieri, 759 i ricoverati, 13 in meno, di cui 100 sono in terapia intensiva, come nella giornata di ieri. Si registrano in tutto 26 decessi, l'età media di 83,2 anni, di cui uno si registra nel territorio della nostra provincia a Lucca. Veniamo ai dati provinciali, 45 in totale i casi complessivi di positività, meno 5 rispetto a ieri, così distribuiti 26 nella Piana di Lucca, 10 in meno, di cui 5 ad Altopascio, 4 a Capannori, 16 a Lucca e 1 a Pescaglia. 2 i casi di positività in Valle del Serchio, meno 11, 1 a Barga e 1 a Sillano Giuncugnano. 17 i casi complessivi in Versilia, 16 in più rispetto a ieri, 3 a Camaiore, 5 a Forte dei Marmi, 1 a Massarosa, 4 a Pietrasanta, 2 a Seravezza e altri 2 a Viareggio. La Toscana conquista un'altra settimana in zona gialla, lo ha annunciato il governatore Eugenio Giani. Il territorio regionale resta a basso rischio di diffusione del Covid-19, dunque mantiene le restrizioni meno rigide almeno fino al 6 di febbraio. Sarà bandita entro marzo di quest'anno la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio. I lavori potranno essere aggiudicati entro luglio. Il nuovo cronoprogramma per la realizzazione di quest'opera da tempo attesa è emerso dal Collegio di Vigilanza convocato dall'assessore alle infrastrutture della Regione Stefano Baccelli, con l'obiettivo di verificare le criticità urbanistiche e finanziarie emerse nell'attuazione di quanto previsto dall'accordo di programma del 28 novembre 2014, le tempistiche di realizzazione e la situazione contabile. I lucchesi nel mondo hanno anticipato a Noi TV il calendario delle iniziative che si ispira ai luoghi di Puccini. Sentiamo Luca Galeotti. Il legame tra Giacomo Puccini e l'Associazione Lucchesi nel Mondo è un legame saldo e che si rafforza ad ogni occasione. Tra l'altro l'associazione proprietaria della Casa Museo Acelle Puccini, che fu la casa degli avidi e compositore lucchese, oggi meta di molti turisti ma soprattutto appassionati pucciniani che arrivano da mezzo mondo per conoscere i luoghi della famiglia di Puccini. Ora, proprio i luoghi tanto cari al maestro sono oggetto del nuovo calendario stampato dall'associazione con l'obiettivo di raggiungere le oltre 80 sedi nel mondo, valorizzando così il Made in Lucca, oltre che il grande maestro. L'Associazione Lucchesi nel Mondo ha aperto l'anno 2021 con una novità. Abbiamo realizzato per la prima volta un calendario da tavolo che abbiamo voluto dedicare, anche in qualità di proprietari della Casa Museo Pucciniana di Celle di Pescaglia, proprio ai luoghi di Giacomo Puccini. Un calendario che abbiamo distribuito ai soci, alle comunità all'estero e che è anche a disposizione di tutti i lucchesi che fossero interessati ad averlo. Proprio nel segno di Giacomo Puccini continuerà la nostra attività nel 2021. Già abbiamo avviato un'iniziativa con le comunità d'Argentina, abbiamo presentato loro il territorio lucchese sulle orme del maestro e iniziative similari saranno organizzate anche con le altre comunità in tutto il mondo. Sempre nell'insegna di Giacomo Puccini e dei luoghi e delle sue passioni, stiamo organizzando molte iniziative che speriamo di svolgere in presenza per i soci e per la cittadinanza lucchese nella primavera e nell'estate. Nel calendario si possono apprezzare tra gli altri molti luoghi cari al maestro, ma anche altri con legami però meno noti con Puccini. Per cui questa pubblicazione, oltre a segnare il trascorrere del tempo, diventa anche una speciale guida culturale alla scoperta delle terre pucciniane. A Lucca il calendario si potrà ritirare direttamente presso la sede dei Lucchesi nel Mondo.
8 nuovi volti nella Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, rappresentano le categorie economiche e la società civile, entrano nell'organismo in qualità di nuovi soci Grazia Casanova, Fabio Genovesi, Anna Maria Giusti, Vania Nottoli, Adolfo Ragghianti, Pierluigi Rumbo, Rosanella Sarteschi e Umberto Sereni. Torna la giornata della dolcezza e a San Pietro a Vico e a San Cassiano a Vico si torna a raccogliere le offerte per la missione di Padre Rinaldi in Congo. Una festa solo simbolica, ma l'affetto e il bisogno di solidarietà sono più forti di prima. In occasione della 20ª giornata della dolcezza, in programma sabato e domenica a San Cassiano a Vico, non si potrà, come da tradizione, donare dolci in cambio di offerte. È la pandemia ad imporlo, ma gli organizzatori stanno facendo il possibile perché la tradizione sia come sempre sentita. Nel paese che 54 anni fa diede i natali a Padre Pietro Rinaldi, sacerdote saveriano, che da 21 è missionario in Africa, potranno essere donate, come ogni anno, delle offerte. La sua terra di missione è la Repubblica Democratica del Congo, in mezzo a persone provate dall'estrema povertà. Il suo messaggio è rivolto a coloro che sono capaci di dare anche senza avere niente in cambio, il dono più prezioso. Vi ringrazio tutti per l'aiuto, la simpatia e l'amore che avete per la missione. Vi ringrazio tutti per l'aiuto che date alla missione attraverso la mia persona, io che sono stato inviato per annunciare la parola del Signore a popoli lontani. Vi ringrazio tutti, ancora una volta, all'occasione della giornata della dolcezza, per ricordarvi che c'è una missione della Chiesa, la missione di Gesù Cristo, primo missionario del Padre, per annunciare a tutto il mondo che c'è un nuovo modo di far vita, di far famiglia, quello cristiano, quello che il Signore ci insegna, l'amore veramente infinito. Vi ringrazio per tutto l'aiuto che date, vi ringrazio per le preghiere che offrite al Signore per la missione, per i missionari, per me stesso. Grazie a tutti e che il Signore vi benedica. Voltiamo decisamente pagina con l'aiuto di grandi fumettisti nel panorama mondiale, tra l'altro già passati in diverse edizioni del Lucca Comics and Games. È possibile abbattere lo stigma che riguarda le persone affette da disturbi mentali. Vediamo questo servizio. Abbattere lo stigma legato alle patologie psichiatriche grazie all'impegno di famosi fumettisti del panorama internazionale. È l'obiettivo di Parliamo nella campagna di sensibilizzazione che la Fondazione BRF, Istituto per la Ricerca Psichiatrica, ha avviato a partire da lunedì 18 gennaio in occasione del Blue Monday, la giornata convenzionalmente riconosciuta come la più triste dell'anno. Il pregiudizio sui disordini mentali porta spesso alla condanna sociale della persona, che penserà quindi di dover nascondere il suo disturbo e, nei casi peggiori, di isolarsi per timore o vergogna. Il progetto mira a rompere la bolla del silenzio avvalendosi dell'aiuto di grandi nomi del fumetto come Carlotta Scalabrini, oltre a tanti altri già ospiti in diverse edizioni del Lucca Comics come Mario Natangelo, Alessandro Baronciani e Fabio Magnasciutti, che hanno donato una loro opera per sostenere la campagna. Siamo convinti che le immagini abbiano il potere formidabile di comunicare le emozioni, il disagio e la sofferenza in generale, molto più di quanto potrebbero fare migliaia di parole. Grazie alle illustrazioni donate alla Fondazione sono state realizzate delle t-shirt, dei gadget che potete trovare sul sito della Fondazione www.fondazionebrf.org. È un piccolo aiuto che però potrà contribuire ad abbattere uno stigma che da sempre è stato portato avanti e che la Fondazione BRF sin dalla sua istituzione combatte. È arrivato il momento della rubrica di Sergio Talenti, l'Ancora. Abbiamo evocato questa settimana il 27 gennaio del 1945, quando le truppe sovietiche liberano il campo di sterminio di Auschwitz, costruito dai nazisti per eliminare le comunità ebraiche disseminate in Europa.
Il 6 febbraio dell'anno prima vi erano arrivati all'alba 100 ebrei dal campo di concentramento di Bani di Lucca e subito avviati alle camere a gas. La senatrice sopravvissuta Liliana Segre, cui il Comune di Lucca ha conferito in questi giorni la cittadinanza onoraria, ha scritto che il ricordo serve all'oggi e al domani. La memoria è concreta e universale, dunque, perché la dignità umana annientata allora ad Auschwitz è la stessa dei profughi fuggiti lungo la rotta balcanica, arrivati scalzi oggi in Bosnia e fermi davanti al muro d'Europa. E sulla rotta del mare altri fuggitivi dalle guerre e la fame scompaiono anche in questi giorni sui barconi provenienti dalla Libia e molti altri ancora sono deportati dai luoghi d'origine, chiusi da qualche parte per far posto alla produzione di multinazionali. Minoranze etniche e religiose, madri, padri, figli, umanità sottratta e violata di fronte agli occhi di un Occidente mai innocente, se guarda dall'altra parte, evaporando la stessa idea di memoria. È tutto per questa prima parte, ci fermiamo qualche istante per un breve break pubblicitario, poi torniamo con la pagina sportiva Guido Casotti e noi ci rivediamo nella terza e ultima parte.